dai. Povero Ezio, povero, quello già c'ha una lira, chissà. Povero Ezio, fammo lo scherzo, ma povero Ezio. Se cortesemente mi date una mano, che mi sei anchilosato un tricipite, eh? Che è sto coso? Che? Questo è il mio nuovo televisore panoramico, bello, eh? E siccome è grande come Piazza del Popolo, ho comprato anche un posto dove metterlo. Ho comprato un appartamento in Calabria, un affare. Ma che sei scemo, ti sei fatto rifilare l'appartamento? Non mi sono fatto rifilare proprio niente, era un affare, mi sono fiondato, mi sono buttato, come al solito, no? Campo? 30.000 euro, che poi equivalgono ai vecchi 45 baffettoni. 60, 30.000 euro sono 60 vecchi baffettoni. No, tanto per dire. Vabbè, tanta Roma che ci compri. Manco uno zerbino con scritto benvenuti. 30.000 euro. La prima rata. Poi ce ne stanno un'altra tre, eh? Adesso sommata la prima fanno 120.000 euro per un appartamentino, monocamera, monocucino, monocesso, mono tutto, a 8 chilometri dal mare. 120.000 euro dal mare. No, 8 chilometri dal mare. 120.000 euro dalla banca. Vabbè, sempre poco, una località esclusiva di mare, di... Calma, non drammatizziamo, è facile. Così come sta lo prendi, glielo riporti e annulli il contratto. Esatto, perfetto. Che c'è, zio? Che c'è? Che gli ho dato un acconto, che c'è? Eravamo un trezzo qua, appartamento, mi sono dovuto fiondare, che dovevo fare? Tre. Te, i carabinieri e la guardia di finanza. Quanto gli ha dato? Poco. 10. Sì, 10, che 10 euro danno. 10.000 euro gli ho dato, che 10 euro? 10.000 euro gli ho dato. Oh. E mo? Facciamo lo scherzo, ecco qua lo scherzo. Un amico rovinato e il colosso de Rodi in mezzo alle palle, mannaggia. Oh. Ce l'hai fatta finalmente. Quale va sto mammozzone che non riesca a tagliare le mortadelle? Mi fai un caffè, per favore? Che è successo? Che c'è? Che è successo? Sono stato in agenzia. Mi hanno detto che se rinuncio all'appartamento perdo i 10.000 euro di caparra che avevo già dato. Scusa, hai detto che te lo tenevi l'appartamento? Hai parlato con tua moglie? No. A Stefania non gli hai detto niente? Ma no, che... Che cos'è che deve dirmi? Amore, che ci fai qui? Vuoi un caffè? Cesare, un bel caffè per mia moglie, eh? Cos'hai deciso? Dove mi porti, per il ponte? No, che ponte? Meglio, guarda un po'. Che cos'è? Come che cos'è? Televisore 42 pollici, panoramico, che cos'è? Se un altro televisore, ma ce l'abbiamo in tutte le stanze. Dove lo mettiamo? In corridoio? Sì, però se mi fai parlare un attimo, abbi pazienza, scusa, leggi qua. Allora, Ezio Masetti. Estrazione alla presenza di un notaio, televisore 42 pollici, panoramico, gratis. Senti, gratis. Io adesso vado a scuola. Stefania. Non lo voglio il caffè. Tu vai al negozio e restituisci l'astronave. Perché non abbiamo spazio, primo. Secondo, anche se è come dici te, gratis, noi non ce lo possiamo permettere. Chiaro? Buona giornata. Buona giornata, Ciuciù. Ingenuo, deficiente, cretino, buzzurro. Scegli tu l'aggettivo, Ezio. Ingenuo? Ma tesoro mio, a noi la televisione ci piace. Una volta tanto che la possiamo vedere su uno schermo grande come il nostro amore, ma sei contenta? Quanto l'hai pagato, Ezio? Quanto? Non mi dirà fuori quella lettera che gli do fuoco, eh? Niente, non ho pagato niente. Cioè, il televisore non l'ho pagato niente. Ezio, che cosa ti hanno venduto? Un posto dove mettere il televisore se non c'è spazio in casa. Un cassonetto? Ezio, te lo richiedo, che cosa ti hanno venduto? Appartamento. Non ho sentito. Un appartamento. Tu hai comprato un appartamento senza parlarne con me? Ma l'ho fatto per noi, per le nostre ferie. È in Calabria. Per noi due? Quanto l'hai pagato, Ezio? Ma non eri stufa dei castelli, della Dispoli, di Fiumicino? Quanto? 120.000 euro. Non c'è problema. Noi domani andiamo da questi signori e gli diciamo che non ci interessa più, giusto? Però io ormai ho già versato la caparra, come si fa? Che cosa hai fatto?
10.000 euro. Ma tu sei un cretino, sei! Ma tu sei più cretino di quanto questa parola possa esprimere, cavolo! Senti, io non ti permetto di parlare a me così, sa. Tu non sei mica mia madre. Ecco. Senti, io con i soldi miei ci faccio quello che mi pare, chiaro? Non avevo capito, ma sono i soldi suoi, sì, soldi, certo. I soldi sono di tutte e due, perché io lavoro fuori e dentro casa, hai capito? Anzi, sai che ti dico? Che mi dici? Uno di questi giorni noi facciamo i conti. Ma magari, ma facciamoli sti conti, voglio proprio vedere sti conti. Senti, io sono stufo di essere trattato come un idiota, adesso sai che faccio? Io prendo il mio televisore, lo metto dentro al mio appartamento, è chiaro? Ecco. È chiaro? Si è messa paura, eh? Sei rimasta come le foglie.